L'attenzione per l'ambiente alle Canadi è molto forte, anche perché la vocazione della nostra città, la città di Giacomo Leopardi, la città della bellezza del territorio, deve in qualche modo assumere su di sé una responsabilità forte che è data dalla storia, che è data dalla tradizione. E quindi abbiamo posto in essere tutta una serie di interventi che puntano innanzitutto alla qualità della vita. Qualità della vita significa un'aria pulita, respirabile. Noi abbiamo la zona a traffico limitato nel centro storico, che è una delle caratteristiche che contraddistinguono la nostra città nelle giornate festive, nel periodo estivo, anche per favorire l'affluenza dei turisti. Abbiamo un monitoraggio rispetto all'inquinamento, soprattutto in alcune zone particolarmente frequentate della nostra città. Abbiamo una politica che punta alla riqualificazione dei parchi urbani. Noi abbiamo riaperto 2 anni fa il parco di Villa Colloredo, che era chiuso da molti anni. Sono 3 ettari all'interno del nucleo urbano della nostra città, quindi a 2 passi dalla cattedrale di San Flaviano, del Museo Civico di Villa Colloredo, 3 ettari che sono il polmone verde della nostra città. Sull'altro versante abbiamo il Colle dell'Infinito, anche in questo caso è un polmone verde che è meta di visitatori che arrivano da ogni parte del mondo. La cura, la manutenzione di queste zone sicuramente rappresentano un investimento sulla qualità della vita. L'amministrazione cerca di sostenere quelle iniziative che sono nate negli anni e che si potenziano, che riguardano l'altra economia. Oggi io spesso amo ripetere che di fronte ad una crisi profonda del sistema economico tradizionale, quello che abbiamo sperimentato nel dopoguerra e che ha avuto il boom degli anni 70 e degli anni 80, oggi noi dobbiamo pensare ad un'altra economia, che è l'economia dell'ambiente, che è l'economia sostenibile, che è l'economia dell'agriturismo, che è l'economia dell'agricoltura che sta ripartendo anche nella nostra città. Noi ad esempio abbiamo alcuni produttori di vino, in particolare di olio, che ottengono riconoscimenti a livello mondiale. Mi riferisco all'oleificio Gabrielloni, la cui qualità è stata riconosciuta in Giappone e recentemente negli Stati Uniti a New York. Gli agriturismi hanno avuto una grande espansione e c'è una correlazione stretta tra il ritorno alle buone pratiche, alle pratiche dei contadini di una volta, dei nostri nonni, dei nostri zii, che diventa però non solo fattore di tutela dell'ambiente e di cura del territorio, perché poi se abbiamo i nostri agricoltori in qualche modo vediamo che c'è una cura maggiore del territorio, ma diventa fattore economico. Ecco, questa secondo me è la sfida che attualmente noi stiamo affrontando e che dobbiamo assolutamente vincere, la nuova economia, quella della cultura, del turismo e dell'ambiente. Si lavora molto con le scuole, grazie all'impegno degli insegnanti e dell'associazionismo. Nelle prossime settimane saremo nelle scuole per parlare di un consumo responsabile dell'acqua, l'acqua come bene pubblico. Noi abbiamo installato una casetta dell'acqua pubblica che ci ha permesso di risparmiare una quantità incredibile di plastica. Noi stiamo pensando di ridurre uno dei 2 giri settimanali per la raccolta della plastica, perché da quando abbiamo introdotto la casetta dell'acqua c'è stato un abbattimento del 50% del consumo della plastica. L'obiettivo del 2013 è quello di replicare questa iniziativa con una seconda casetta dell'acqua. Abbiamo installato i dispenser nelle scuole, i bambini delle nostre scuole elementari, oltre a mangiare biologico, e siamo una delle poche mense a livello regionale che hanno tutto il biologico e i prodotti locali, abbiamo anche i dispenser e quindi il consumo di acqua. È anche un risparmio che oggi bisogna tenere nella debita considerazione per le nostre famiglie. Dicevo dell'acqua, ma possiamo parlare anche dell'educazione alimentare. Ci sono iniziative nelle scuole anche per un'alimentazione sana e consapevole. Altre iniziative ambientali che adesso abbiamo incominciato con il Corpo Forestale dello Stato, quindi la piantumazione l'albero per ogni nuovo nato significa rendere ancora più forte e ancora più sano
questo nostro territorio. Quindi tutta una serie di iniziative, soprattutto con le scuole, alle quali teniamo particolarmente. Noi a Recanati abbiamo una scuola elementare che è completamente autosufficiente dal punto di vista energetico, perché oltre al fotovoltaico c'è il solare termico, quindi hanno la produzione di acqua calda, e potete pensare come in questa scuola si sviluppino iniziative culturali e sociali per il rispetto dell'ambiente. Breve parentesi sul fotovoltaico: purtroppo una legislazione carente a livello nazionale e fino a poco tempo fa regionale ha portato a deturpare le nostre campagne. Noi siamo per il fotovoltaico sui tetti delle scuole, sopra le strutture sportive, sopra i parcheggi. Noi abbiamo almeno 5 nuove pensiline che producono energia elettrica qui a Recanati, abbiamo il fotovoltaico sopra lo spogliatoio del nostro stadio comunale. Insomma, era quello il fotovoltaico che bisognava fare. Con la nostra municipalizzata consortile c'è un progetto Tetti d'Oro per le famiglie che vogliono passare al fotovoltaico. Ecco, era questa la scommessa in qualche modo che avremmo dovuto vincere. Purtroppo i comuni sono stati completamente espropriati della possibilità di poter controllare questo sviluppo fuori luogo del fotovoltaico, e abbiamo anche, dico purtroppo, lo dico con amarezza, alcune zone della nostra città che sono state deturpate dal fotovoltaico. Il comune purtroppo non poteva farci nulla, e questo è un grande dispiacere per noi. Direi buona, ma non lo dico solo per Recanati, un po' per tutto il territorio della provincia di Macerata. Noi abbiamo l'esperienza del Cosmari, che va avanti da diversi anni, una gestione completamente pubblica del sistema dei rifiuti che coinvolge tutti i comuni del territorio. Leggiamo in giro di problemi enormi, di scandali, di ruberie, perché poi è un settore molto sensibile dal punto di vista dell'illecito. E noi siamo passati da tempo alla raccolta differenziata, tra l'altro siamo uno dei comuni più virtuosi a livello regionale, stiamo sfiorando l'80% di raccolta differenziata. Stiamo per sperimentare anche i chip nei sacchetti, quindi questo controllo ulteriore che il cittadino deve vivere positivamente, perché non si tratta di fare le pulci. Certo, andremo anche ad individuare coloro che non fanno correttamente la differenziata, ma serve per monitorare ancora di più la situazione e per sfondare la soglia dell'80%. Ecco, penso che sia nelle possibilità dei cittadini recanatesi, che sono stati molto responsabili e hanno garantito anche con una differenziata fatta in modo corretto il mantenimento del decoro urbano. Noi stiamo per attivare una nuova isola ecologica con il recupero anche degli oli esausti, cioè abbiamo un livello dal punto di vista dell'organizzazione dei rifiuti direi eccellente su tutto il territorio provinciale. Beh, per una Recanati green innanzitutto dobbiamo controllare i nostri comportamenti, dalla cartaccia che buttiamo per terra al brick dell'estate del bambino. Ecco ragazzi, bisogna che siamo tutti responsabili, perché se vogliamo vivere in una città pulita, ben tenuta, una città verde dove ci siano tante piante, dove ci siano tanti parchi, però dobbiamo tenerli come si deve. Quindi parte da noi, dalla nostra buona educazione e dalla capacità di mantenere per gli altri quello che abbiamo oggi di positivo ricevuto noi. Quindi è un complimento per quello che hanno fatto, ma è anche l'invito a migliorarsi, perché c'è sempre da migliorare.